Profumo, una storia d'amore. Benvenuti, bentornati sul canale. Benvenuti o bentornati su Monica Style. Oggi parliamo di un profumo e parliamo anche di una storia d'amore. Infatti, come vedete, mi sento molto romantica e ho messo questa fascetta che avevo acquistato, non mi ricordo più dove, ma l'avete vista nel mio video haul, forse su YesStyle, non me lo ricordo. Comunque, allora, parliamo di questo profumo. Parliamo di questo profumo, ma vi voglio raccontare una storia. È una storia per certi versi bella, per certi versi un po' struggente, un po' triste. Spero di non commuovermi, ma è una storia che mi riguarda e che riguarda questo profumo. Allora, innanzitutto il profumo di cui stiamo parlando è questo, si chiama Marussia e è un profumo di, vediamo se lo pronuncio giusto, di Slava Zaitsev. Sbaglio sempre a pronunciarlo, stavolta l'ho pronunciato giusto perché l'ho letto. È un profumo del 1992 e io questo profumo l'ho acquistato la prima volta nel 1992. Ed è da lì che nasce la storia. Poi sono passati tantissimi anni, ogni tanto mi ricordavo di questo profumo, ma non mi ricordavo assolutamente il suo nome. Vagamente mi ricordavo sicuramente il colore della boccetta, vagamente la forma che non era proprio così, era un pochino diversa, era un po' meno spigolosa, secondo me, più tondeggiante, più cicciotta, se non ricordo male, ma magari se qualcuno di voi è più brava di me a ricordarselo, magari me lo sa dire qualcuno, magari che è giovane come me e che nel 1992 era già in giro per il mondo, perché io questo l'ho acquistato a Parigi durante una gita. Era il 1992, io ero 2 anni che lavoravo nello stesso posto di lavoro dove lavoro adesso e mi ero innamorata di un collega. Di un collega che sembrava ricambiare questo sentimento, se non che noi, tra colleghi con il CRA, l'aziendale, organizzavamo qualche gita, si andava a sciare, si andava a fare qualche gita e organizzammo una gita a Parigi ed eravamo in 4-5 della mia area, diciamo. E quindi siamo partiti per Parigi, siamo andati in treno da Vicenza, abbiamo viaggiato tutta la notte, c'era anche lui ovviamente, abbiamo dormito nei vagoni letto, nelle cuccette, io ero con una collega che è tuttora una mia collega, che siamo anche amiche, ed è stata una bella gita, siamo stati via 4 giorni, siamo andati a Parigi, poi Parigi è iperromantica, se non che, premetto che, siccome prima di scrivervi il tutto, tra me e questa persona poi alla fine non è mai successo niente, cioè c'era un grande affetto, secondo me c'era anche attrazione fisica da entrambe le parti, ma non c'è mai stata una storia d'amore. Io ho sofferto per questa cosa, però poi vabbè, me la sono anche fatta passare. E a Parigi è stato meraviglioso. Siamo andati in un negozio di profumi, sapete che Parigi è il paradiso dei profumi, mi sembra che il negozio fosse nella galleria, mi pare che si chiama Lafayette, adesso non vorrei ricordarmi male i nomi, ma sono posti abbastanza famosi. E io ho comprato questo profumo perché l'ho annusato, me ne sono innamorata, sono rimasta folgorata e qui in Italia non si trovava, perché l'ho scoperto dopo quando sono tornata, qui non si trovava e all'epoca non c'era Amazon, internet, cioè o lo trovavi nelle profumerie o non lo trovavi. E si chiamava così, Marussia. Quindi i giorni che ho trascorso a Parigi avevano questo profumo perché io me lo sono spruzzata praticamente tutti i giorni. Quindi quando io ripenso a Parigi, penso a questo profumo qua. A Parigi abbiamo visitato, insomma, eravamo questo gruppetto di 4-5 persone, abbiamo visitato alcuni posti. Scusate se sentite abbaiare il cane, ma ormai ho l'abbonamento quando vi faccio video perché non ha mai abbaiato per tutto il giorno. Comunque, vabbè. E siamo andati a fare il giro sul Bateau Mouche, sulla Senna, era tutto molto romantico, se non che siamo andati a vedere uno spettacolo, non al Moulin Rouge, ma al Lido, che era una specie di Moulin Rouge in piccolo, e ci hanno dato lo champagne, che io non avevo mai bevuto in vita mia. Sicché io bevi questo champagne, a un certo punto le bollicine mi hanno dato la testa, ero completamente allegra, completamente leggera, no, diciamo.
E quando siamo usciti da questo posto, a un certo punto lui mi ha preso la mano e mi ha detto: "Vieni, andiamo via per conto nostro", e mi ha trascinato in giro per Parigi. E io mi ricordo che mi scappava la pipì tantissimo perché avevo bevuto questo champagne e non ne potevo più. Lui è stato carinissimo perché ha fatto da palo finché io mi sono nascosta dietro a qualcosa che c'era lì per riuscire a far pipì. Comunque, praticamente siamo stati insieme tutta la notte fino all'alba, seduti sopra alla balaustra dove poi sotto c'era la Senna, a raccontarci, a chiacchierare, a scherzare, a flirtare, però appunto non è successo niente, tanto che io quella sera mi ero proprio illusa che quindi qualcosa potesse succedere. Invece poi ognuno è tornato nella sua stanza, tanto ormai era l'alba e il giorno dopo mal di testa, sapete, dopo una piccola sbornia, no? Come si è. E insomma, poi vabbè, siamo tornati a casa, la vita è continuata come prima. Io insomma, a un certo punto ho proprio affrontato il discorso con lui perché io stavo male per questa cosa non chiara. E vabbè, poi comunque insomma, la vita è andata avanti, noi ci siamo allontanati e vabbè, comunque una persona simpaticissima, una persona divertente, una persona buona e ne parlo con un velo di malinconia perché questa persona purtroppo non c'è più, e però mi ha lasciato dei bellissimi ricordi e sono legati a questo profumo. Adesso ho perso un attimo il filo perché lo sapevo che mi emozionavo un po', soprattutto questa parte finale. Comunque, vabbè, passiamo oltre. E dicevo, poi me ne sono anche dimenticata nel tempo di questo profumo, però un giorno parlando con la mia collega, quella che era venuta a Parigi con me, dicevamo, ti ricordi quel buon profumo? Ma non ci veniva in mente il nome, assolutamente. Finché io l'anno scorso, un anno e mezzo fa, ho deciso di fare una ricerca su Google scrivendo profumi con la boccetta rossa anni 90 ed è apparso lui e quando ho letto il nome, paf, mi si è sbloccato un ricordo ed è lui. È lui ed è riformulato, però il sentore è sempre quello. Posso dire che secondo me quello originale, cioè quello d'originale, anche questo originale, però quello non riformulato, quello proprio dell'epoca, era più corposo forse, questo è un po' più leggero, però su di me ha una buona persistenza. Allora, adesso andiamo a vedere le note olfattive di Marussia, così vediamo se da come ve lo descrivo pensate che vi possa piacere, perché questo è un super, super, super low cost. Ormai sapete che nel mio canale vedete low cost, perché l'ho pagato 9 euro su notino. E sono, mi pare, 100 ml, adesso non vorrei dire una cosa per un'altra, ma è bello grande. Non c'è scritto perché ho buttato via la scatola. Vediamo se riesco a capire, ma però mi sembra di sì, non mi sembrano 50 perché è abbastanza largo. E adesso vado a leggervi le note olfattive. Allora, innanzitutto gli accordi principali. Dunque, è un profumo talcato che contiene ambra, è legnoso, vanigliato, speziato caldo, floreale muschiato, floreale bianco, animalico dolce. Le note olfattive. Allora, le note di testa sono aldeidi, fiore d'arancio, pesca e bergamotto. Le note di cuore sono garofano, ylang ylang, tuberosa, eliotropio, iris, gelsomino, rosa, orchidea e mugheto, quindi un floreale pazzesco. Le note di base sono zibetto, sandalo, ambra, benzoino, vaniglia, muschio, fava tonka e legno di cedro, quindi veramente veramente un profumo ricco, con un accordo olfattivo veramente ricco. Allora, questo profumo qua ho capito perché mi piace così tanto, l'ho capito adesso che so che amo i profumi che hanno una nota di tuberosa e si sente la tuberosa, non è troppo dolciastra, perché probabilmente il fatto che ci sia il bergamotto, per esempio, che è un agrume, gli aldeidi, il fiore d'arancio, l'eliotropio lo rendono più leggero, vanno a smorzare magari la troppa pesantezza che potrebbe avere la tuberosa da sola. E inoltre ci sento il sandalo, io ce lo sento parecchio e non sento il muschio, la fava tonka, non sento la vaniglia. Sicuramente sento che appoggia su una base di legno di cedro. Adesso me lo vado a spruzzare perché mi piace troppo. Allora, subito
Subito c'è quella nota un po' animalica, poi si va a mitigare e rimane un fiorito talcato, che è sicuramente vintage perché in effetti lo è. Ricorda forse una di quelle saponette classiche, io ci continuo a sentire comunque la tuberosa e il sandalo. Il sandalo proprio rimane, lo sento, mi piace proprio come si accorda con tutti gli altri profumi. Mi piace un sacco la boccetta e mi ricorda un po', le cupole russe, no? Vedete la forma com'è? Io avevo letto anche varie recensioni e vedo che a ognuno evoca qualcosa di diverso, ma quasi a tutti evoca qualcosa del passato, perché probabilmente, essendo un profumo di tanti anni fa, può essere legato a ricordi, può essere poi un profumo di quella tipologia che fa proprio evocare quei periodi. Secondo me, migliora proprio col passare delle ore, perché subito c'è questo effluvio di tutte queste note, poi col passare delle ore. Secondo me, rimane più la parte muschiata, ambrata, è sicuramente un profumo, secondo me, adatto più alla stagione fredda. Infatti adesso lo sto apprezzando con i primi freddi, lo sto apprezzando tantissimo perché è veramente buono. Non è proprio da scia, ma non posso neanche dire che sia leggero, che non si sente, perché quando lo metto, in tanti mi chiedono che profumo hai, che buono. Secondo me dipende io lo dico sempre, dipende dalla pelle. Io ho una pelle veramente che trattiene tanto le fragranze e i profumi, ne sono strafelice. Infatti non è che ho bisogno tanto di rispruzzarlo durante il giorno. E mi fa sentire bene. Quando lo spruzzo, subito in un primo momento ho quella nota un po' così quel sentore un po' malinconico, ma perché mi riporta alla mente dei momenti belli. E un po' di malinconia c'è e mi fa pensare a Parigi. Ho provato a fare una cosa perché l'avevo letta da qualche parte, a fare un layering con dell'olio di patchouli e ci si sposa davvero davvero bene, viene proprio enfatizzato. E non so se l'avete mai provato, fatemi sapere comunque se anche volete solo provarlo. Per 9 euro, insomma, è abbordabilissimo, lo trovate su Notino. Io sono strafelice di averlo trovato perché sapete quando vi rimane in mente qualcosa, però non riuscite ad acchiapparla, no? Nella mente. Io proprio il nome l'avevo completamente rimosso e soltanto quando ho visto la boccetta ho detto forse è lui, perché comunque anche la boccetta originale aveva questo tappo che ricorda un po' i minareti russi, un po' le cupole ortodosse, delle chiese ortodosse. E quando ho letto il nome, sì, ho detto è lui e speravo tanto che non fosse troppo stravolto rispetto a quello del 92, perché so che poi li riformulano. E quando l'ho spruzzato la prima volta, l'ho riconosciuto. L'ho riconosciuto, seppure appunto, come vi ho detto, è in versione più, secondo me, più diluita, forse, non lo so, lo ricordavo più corposo. Può anche essere che la memoria mi inganni, perché insomma dal 92 ad oggi non voglio neanche dire quanti anni sono passati. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto e spero che vi piacerà anche questo profumo se deciderete di acquistarlo e spero che anche la mia romantica storia d'amore vi abbia fatto un po' sognare. Aspetto come sempre i vostri commenti qua sotto, se avete voglia iscrivetevi al canale e niente, noi ci vediamo con il prossimo video, grazie per essere stati in mia compagnia.